siamo una delle start-up che sta iniziando a utilizzare la tecnologia di SAP. E vedere questi progetti realizzati, queste cose non solo disegnate, è molto interessante. Quando si parla di dati, si parla di dati che hanno potenzialità applicative di qualunque tipo, cioè stesso, nel stesso momento in cui sto parlando potenzialmente sto producendo dati che sono analizzabili e possono produrre risultati che possono essere interessanti. Quello che secondo me è molto positivo di mostrare tanti esempi diversi di applicazioni dei big data è proprio far capire che non è che c'è una particolare applicazione, una particolare area, ma in qualsiasi campo io voglia approfondire, posso trovare un modo per ricavare informazioni e dalle informazioni valore. Il tema stesso di poter discriminare tra quelli che sono i dati, l'utilità dei dati, dai dati inutili permette di avere un margine di vantaggio rispetto ai competitor stessi. Ma sicuramente un'impressione positiva. È un momento che, diciamo così, dedichiamo a pensare a quanto l'innovazione effettivamente sia una componente di successo nel nostro lavoro. Diciamo, è un giusto equilibrio da mantenere appunto tra innovazione e quotidianità. Da un punto di vista tecnologico, ovviamente vogliamo essere pronti a governare questa tecnologia, a utilizzarla al meglio e offrire ai nostri clienti interni la possibilità, insomma, di spaziare con il loro modo di far business. Parlando di business, i big data possono essere utilizzati per riuscire a prevedere i comportamenti, a prevedere il futuro, a determinare il tipo di resistenza di un prodotto, la capacità di continuare a funzionare, quindi riuscire a prevedere la possibilità di intervenire per prevenire, ad esempio, determinate condizioni di cattivo funzionamento. No? I want to say thank you for your welcome and thank you for your organization and I wish you good luck for next year because we are very close and I'm sure what I have seen this morning, Italy will be successful.